la mia idea su come si potrebbe fare squadra, crescere e soprattutto rendere più efficace un percorso, uno strumento anche di interazione con varie tipologie di persone, perché l'inclusione diventasse qualcosa di sempre più normale all'interno del tessuto sociale di ogni realtà. Ovviamente sono qui con una triplice veste, da uomo di sport, da allenatore, ma anche da papà, quindi sicuramente lo sport tocca la mia vita in tre modi diversi. Sicuramente come uomo di sport ho assolutamente, tengo particolarmente a quelli che sono i messaggi che inviamo come persone esposte, anche se pur all'interno di una comunità piccola, non sempre in un contesto nazionale, però quelli che sono i messaggi che vogliamo inviare alla comunità che ci ospita. La seconda domanda che mi sono posto è come si può trasferire un'emozione a chi ti ascolta. Ovviamente più si è convincenti con le parole, più magari si trasmette anche con gli occhi e più qualcosa può essere lasciato, però in realtà la risposta che mi sono dato è che il modo migliore per trasmettere qualcosa, a maggior ragione se qui adesso parliamo di sport, è permettere alle persone di vivere quell'emozione, non solo attraverso i racconti di qualcun altro, ma proprio di vivere questo tipo di esperienza. Ti ringrazio, insomma, perché mi ha dato questo spunto, insomma, di vedere, diciamo, oltre le mie perplessità, ecco. L'altra cosa importante è la solidità organizzativa di Special Olympics, raccontare che cosa significa un basket, una pallavolo unificata per uno dei nostri figli. Cos'era Special Olympics, cosa significava fare attività che è importante, che i ragazzi si trovano bene, che comunque sia è un momento di crescita, ma non solo per loro, ma anche per i genitori, per le famiglie. Io posso vincere, ma se non riuscissi, io posso tentare con tutte le mie forze.